Buonasera a tutti, siamo di nuovo in diretta con un incontro della serie Roma 2021 Backstage, le elezioni che vogliamo. Questa volta parliamo di governo del territorio, inauguriamo una serie di incontri sul governo del territorio e questa volta incominciamo da un tema che è veramente poco conosciuto e che vogliamo assolutamente venga portato invece a conoscenza dei cittadini e anche dei prossimi candidati sindaco, perché riteniamo che sia anche un tema da inserire nei programmi elettorali. Si tratta dell'autorecupero, una sorta di rigenerazione urbana, anzi una rigenerazione urbana vera e propria, che viene però diciamo gestita dal comune, dalle istituzioni pubbliche insieme ai cittadini con la finalità, diciamo, che sarebbe quella poi più genuina della rigenerazione urbana, cioè che quindi di restituire degli immobili non utilizzati all'uso delle persone che ne hanno bisogno, facendo anche un'operazione di riqualificazione del territorio. Allora, sarà il nostro coordinatore e colui che introdurrà il tema, Maurizio Geusa di Carta in Regola. Sono con noi anche Bruno Papale, presidente della cooperativa Inventare l'Abitare, Aurora Resta, architetto che è stata la responsabile dei procedimenti degli interventi di autorecupero al Comune di Roma, Michele Testa, che è un progettista, Claudio Gian Giacomo, avvocato del Centro di Iniziativa per la Legalità Democratica, e Giancarlo Storto, un urbanista, nostro socio, che è spesso con noi, è stato direttore generale delle aree urbane nell'edilizia residenziale del Ministero dei Lavori Pubblici e ultimamente ha scritto anche molti libri sul tema o su temi collegati. Allora do la parola a Maurizio Geusa. Buonasera, autorecupero è un termine che sta tornando di moda. L'ultima citazione la fa lo stesso assessore all'urbanistica Luca Montuori lo scorso 7 aprile, quando presenta i progetti che il Comune di Roma ha presentato per il bando del Ministero delle Infrastrutture sulla qualità dell'abitare, che lo ricordo riguardano Tor Bella Monaca, via Cardinal Caprarica e l'edificio occupato ex aeronautica militare a via del Porto Fluviale. Dice, l'assessore conclude dicendo: poi possiamo pensare a cooperative di autorecupero o ad un bando speciale come quello usato da ATER, quarto piano di Tor Viale. Per cui l'assessore pensa a cooperative di autorecupero. Questo termine da dove viene? Viene da una legge regionale del 1998, che poi non è tanto antica, perché è stata aggiornata e modificata a febbraio dello scorso anno, il 2020. E che cosa prevede questa legge? Prevede la possibilità per gli enti pubblici di individuare nel proprio patrimonio dismesso, abbandonato, degli immobili che possono essere convertiti all'uso residenziale, affidare questo patrimonio a cooperative formate da soggetti che hanno i requisiti per l'accesso alle residenze pubbliche e questi immobili vengono trasformati in edilizia residenziale pubblica col meccanismo che poi verrà illustrato nel corso della serata. E ho provato a fare una piccola ricerca su quello che sono stati gli atti che riguardano l'autorecupero. E sono stati circa 30, una trentina, ma concentrati prevalentemente fra il 1997 e il 2008. E su questa, più di 20 sono nel primo decennio, diciamo, 98-2008. Poi subentra un decennio in cui si concludono questi lavori, ma non ci sono altri atti. Poi dal 2018 nuovamente questo termine riemerge nel dibattito, nelle mozioni, nelle suggestioni dell'Assemblea Capitolina.
Questo è il quadro, appunto, diciamo un termine che sta tornando di moda e noi vorremmo che a questo tornare di moda poi seguissero pure fatti ed elementi concreti, perché quegli interventi nati allora oggi stanno subendo dei ritardi e delle difficoltà a concludersi per quelli che ancora non sono, non si sono conclusi. Abbiamo invitato stasera appunto i soggetti che li hanno seguiti. A questo punto darei la parola a Bruno Papale, che è il presidente di una di queste cooperative, Inventare l'Abitare, che ha presentato e ha seguito questi progetti dall'inizio. Ecco, se Sì, Bruno grazie. ti cedo la parola. Buonasera Prego. a tutte e a tutti. Allora, diciamo la storia dell'autorecupero nella città di Roma è cominciata, dicevamo anche prima, oltre 25 anni fa. Fu una grossa novità, fu un'intuizione per quei tempi importante. Perché? Perché nasceva su spinta di un movimento che chiedeva di recuperare gli immobili invece di lasciarli nell'abbandono, però in una fase storica in cui da parte delle amministrazioni pubbliche comincia a mancare quella che è l'elemento centrale, cioè le case popolari, perché sappiamo che le case popolari sono praticamente state abolite negli ultimi 20 anni in questo paese, e questo ha creato una situazione che si sta trascinando ancora oggi. Cioè non si costruiscono più case popolari, ma già a quei tempi, in un ragionamento che prevedeva la possibilità di non attaccare il nuovo agro romano, come strutture che si occupavano del diritto all'abitare, proponemmo, vedendo tutti questi edifici abbandonati nella città, che si cominciasse a ragionare sul recupero e l'autorecupero, perché va ricordato che la legge 55 del 98 parla sia di recupero che di autorecupero. Su questa spinta da parte dei movimenti, all'interno di un protocollo sull'emergenza abitativa che fu siglato dal Ministero, dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma, praticamente sulla spinta di questa, di questo protocollo, in questo protocollo, oltre a prevedere degli acquisti di case popolari che furono acquistate in quel periodo, si chiese anche di mettere dei progetti di autorecupero. Infatti furono immessi sei progetti che furono destinati a un bando pubblico. Essendo noi una cooperativa nata in quel periodo, perché ancora, cioè, avevamo fatto il primo progetto sperimentale a Via Isidoro del Lungo nel quartiere Talenti, seguendo le indicazioni della legge regionale, praticamente partecipammo a questo bando e riuscimmo a vincere tutti e sei, perché erano novità in assoluto, mentre noi avevamo fatto un ragionamento precedentemente. Insieme a noi c'erano altre cooperative che cominciavano a nascere, una di queste appunto era la cooperativa Tegla, che vinse un altro progetto che era già stato sperimentale, che stava vicino alla Collatina. Allora, all'interno di questa situazione, diciamo che il primo nucleo di persone che possono aderire come soci a questi progetti di autorecupero sono tutte persone, famiglie che rinunciano alla casa popolare, cioè firmano un atto in cui dicono che non sono disponibili, che non vogliono la casa popolare e che parteciperanno al progetto di autorecupero. La legge che prevede, molto brevemente, la legge prevede che la legge 55 della Regione Lazio, che l'amministrazione pubblica faccia i lavori comuni e che la cooperativa, attraverso l'attivazione di un mutuo con l'ipoteca da parte del Comune di Roma, faccia i lavori all'interno di questi palazzi e che dia poi la, e che questi, e che questo mutuo sia pagato dai soci che entrano all'interno di quella palazzina. In questo modo si recuperavano alloggi, strutture, la maggior parte erano ex scuole o mai utilizzate o abbandonate da moltissimi anni, levandole all'abbandono e soprattutto alla speculazione, quindi in un'ottica che già a quei tempi prevedeva una sorta di riqualificazione della periferia, perché voi sapete che gli ultimi progetti, i megaprogetti di case popolari, l'ultimo dei quali fu quello di Ponte di Nona, erano le cattedrali nel deserto, cioè venivano costruiti questi 700.000 alloggi nell'aperta campagna romana, in mancanza totale di servizi. Le famiglie che andavano a abitare in quei posti, dopo anni e anni che attendevano, non ci avevano nelle scuole, nei servizi, nelle farmacie, nei mezzi di trasporto. Era questa la realtà della città. Allora, su questo si era innescato questo progetto. Fatta questa cosa,
approvata all'interno di un protocollo che vedeva anche la partecipazione del governo, quindi c'era la possibilità che l'autorecupero diventasse anche uno strumento a livello nazionale. Fatta questa cosa con tutta la novità iniziale, dobbiamo dire che dopo pochissimo tempo c'è stata la disattenzione, una perché era una novità anche per l'amministrazione pubblica, per cui mancavano le strutture di raccordo su questo. Riuscimmo a viaggiare nella prima fase, grazie anche alla collaborazione dell'assessorato e di alcuni dei funzionari, degli architetti che si occupavano di questa cosa abbastanza bene nei primi tempi. Il problema nacque come primo problema sulla questione degli appalti, cioè la pratica delle amministrazioni pubbliche in questa situazione è che fanno l'appalto pubblico con un ribasso d'asta che si aggira intorno al 50%. Questo ha significato nella maggior parte dei progetti di autorecupero che i lavori sono stati abbandonati a un certo punto e che bisognava rifare la gara d'appalto. Quindi dalla data iniziale che davano dal 2006 al 2008, gli alloggi, i palazzi furono assegnati alla cooperativa con moltissimi anni di ritardo. Però diciamo di questi iniziali sei progetti, poi se ne aggiunse un altro, Via della Zavola e Torre Maura, di questi iniziali otto progetti di autorecupero, sei sono stati realizzati con molta fatica, con molti danni, cioè nel senso che lavori, come dire, da parte delle ditte che se ne occupavano furono fatti molto spesso male, per cui ci furono danni ai tetti, che ancora adesso la gente sconta questo tipo di problema, però furono assegnati i primi alloggi. Come cooperativa di autorecupero, visto che c'era la vicenda del mutuo, che anche per una cooperativa è un problema importante, perché i settori sociali che fanno parte dei progetti di autorecupero sono quelli che rientrano all'interno dell'edilizia residenziale pubblica, ma non quella popolare, ma quella sovvenzionata. E quindi rispetto a questa cosa, come cooperativa abbiamo adottato una pratica che secondo me dovrà essere adottata da qualsiasi cooperativa di autorecupero, che ogni socio ha messo da parte una quota di un anno del proprio mutuo per affrontare le difficoltà che possono capitare, insomma, tipo l'ultima pandemia che ci ha dimostrato che anche posti di sicuro e sicuri di lavoro, eccetera, eccetera, possono essere in qualche modo sotto minaccia, per cui non puoi più lavorare a un certo punto. Allora, su questa cosa, noi come cooperativa dobbiamo dire che in 12 anni che paghiamo i mutui, fino adesso siamo riusciti a farlo. E la cosa bella, no? Secondo noi, ovviamente, uno, che si sono recuperati palazzi che stavano veramente distrutti, che magari qualcuno aveva intenzione di farci un supermercato o qualcosa del genere, e sono stati restituiti con progetti socio-abitativi alla città. All'inizio i progetti, poi Michele Testa lo dirà meglio, ma insomma erano progetti con molti pezzi in via architettura, quindi innovativi rispetto a quelle che erano le case popolari. Poi, visti i ritardi nelle costruzioni, eccetera, questa parte è totalmente sparita. Però, diciamo, una prima quota di persone finalmente riuscita ad entrare sta da 12 anni pagando questo mutuo, che sono mutui ventennali, che vengono pagati a posto dell'affitto. Dopodiché la proprietà rimane pubblica e quindi dopo sarà compito dell'amministrazione comunale determinare gli affitti in quegli alloggi, insieme alla cooperativa, eccetera. Cosa succede durante questa fase, tutto questo periodo qua? Che noi siamo stati costretti, visto i tempi che si allungavano, eccetera, eccetera, a passare da amministrazione centrosinistra, amministrazione centrodestra, fino all'ultima dei 5 Stelle, e spesso e volentieri nel passaggio anche delle stesse componenti politiche, noi ci siamo dovuti trovare, spesso a portare documentazioni perché non si trovavano, specialmente cioè, l'ultimo passaggio. E che sarà una rottura forte rispetto alla precedente amministrazione, quella dei 5 Stelle. Praticamente i 5 Stelle hanno deciso all'inizio di abolire, abrogare il Dipartimento alle Periferie, che era quello che si occupava dei progetti di autorecupero. Noi ci siamo trovati in un vuoto amministrativo, per circa 2 anni non sapevamo a chi rivolgersi, per una fase siamo stati, come dire, ci siamo rapportati con Verdini, che era l'assessore all'urbanistica, che ci sembrava quello più vicino a questa vicenda qua, e dopodiché però, andato via anche Verdini per le note vicende politiche, ci siamo trovati nell'assenza assoluta di una controparte. Ci hanno ignorato nonostante le iniziative. Che succede? Che a un certo punto, 3 anni e mezzo fa, viene occupato
uno degli edifici che stiamo attendendo, che è quello di Via De Lauri a Centocelle, numero 15, viene occupato da un gruppo di famiglie rom. Questo improvvisamente fa riscoprire che c'è l'autorecupero. Allora, beh, dopo iniziative, insomma, queste famiglie, che tra l'altro erano legate al vecchio delegato per i rom del sindaco Alemanno, guarda caso, insomma, che va a portare a occupare questo palazzo, insomma, vengono sgomberate. L'amministrazione a quel punto si accorge che c'è l'autorecupero e a sé vengono dati gli ultimi, cioè questo autorecupero era bloccato da 10 anni per una cifra di 60.000 euro che servivano a terminare i lavori. 60.000 euro. Prendetevi conto della scarsa volontà politica che c'è su queste cose. Comunque, vengono terminati i lavori ed esattamente 3 anni fa ci viene assegnato l'edificio temporaneamente alla cooperativa in attesa di finire la procedura perché noi si possa attivare il mutuo. Questa cosa, nei precedenti autorecuperi, è stata svolta nell'arco massimo di 4 mesi. Sono passati 3 anni, siamo passati da direttore di dipartimento ad altri direttori di dipartimento, sono cambiati gli assessori. E noi ci troviamo ancora ai blocchi di partenza. Cioè, nel senso che il problema è che in primo periodo hanno scambiato l'ipoteca per la fideiussione, dopodiché hanno detto che il provvedimento doveva ripassare in consiglio. Noi abbiamo detto: guardate, per noi non c'è problema, facciamo tutto quello che serve. Noi abbiamo vinto un bando pubblico, abbiamo firmato le convenzioni con l'amministrazione pubblica. A noi, se voi ritenete che vada riaffrontato in consiglio comunale, si riporti in consiglio comunale l'atto. Se invece va fatto un'altra cosa, fate un'altra cosa. Il risultato è che sono passati un altro, per un anno hanno bloccato tutto perché si diceva che non sapevano se c'era l'assicurazione sul palazzo, perché la banca etica che ci dava il mutuo voleva questo tipo di garanzia. Ecco, per capire che poi la cosa, il discorso rischia di essere troppo lungo, il problema è che non si possono, a mio parere, mio modestissimo parere, che uno c'è stata sempre poca attenzione sul recupero e l'autorecupero della città. Questo perché io credo che sia i poteri forti legati ai grossi costruttori in questa città pesano enormemente anche sulla politica. E fare questi progetti sono progetti che sono competitivi con il mercato, perché noi riusciamo a dare con i progetti di autorecupero, coinvolgendo persone che pagano, alloggi dignitosissimi a cifre che vanno dai 180 ai 320 euro al mese. Questo è quello che pagano le persone per il mutuo ventennale. E quindi parliamo di strati, di settori sociali, in buona parte che sarebbero rientrati in edilizia popolare, che hanno invece, si sono assunti questo compito. E soprattutto abbiamo ridato alloggi in quartieri dove già stanno i servizi, cioè senza ripensare alle grandi cose che venivano costruite in tempo in cui mancava tutto quanto. Quindi da una parte c'è questa cosa qui. Dall'altra parte io temo che ci sia un problema di mettere le bandierine, cioè nel senso che non mi si può adesso parlare di progetti di autorecupero, tra l'altro bellissimi, io sono, se porto sul viale partisse un progetto di recupero sarei la persona, ma come in altre parti della città, come l'ex San Michele che da anni, che pure lì la Regione Lazio, perché non è che c'è solo il Comune di Roma, I ritardi ce l'hanno tutte le strutture delle amministrazioni pubbliche. Pure la Regione Lazio potrebbe fare progetti di recupero. Se vedete, la legge 55 prevede che tutti gli enti pubblici possano fare progetti di autorecupero. Il problema è che non li fa nessuno. Allora, dicevo, in questa situazione qua, non è che a 4 mesi da elezioni vogliamo recuperare la città, bisogna essere seri sulle cose, cioè dire quali sono le problematiche. Noi come cooperativa, siamo partiti, credo che avremmo mandato, non lo so, una decina di sfide, centinaia di mail chiedendo incontri. Eravamo arrivati, c'è quell'altro scandalo, scusate, chiudo perché mi sa che sto sforando i tempi molto brevemente. C'è l'altro scandalo legato a Tranquillo. Via di Grotta Perfetta. Sì, finisco brevemente. Noi facemmo, c'era anche Claudio, l'avvocato, con noi in quell'incontro, con l'altro assessore ai lavori pubblici, una riunione in cui lei ci annunciò trionfalmente che avrebbero messo 3 milioni di euro per fare di Grotta Perfetta, che è l'autorecupero sospeso, il più bel progetto di autorecupero che sia mai stato visto. Ecco, dopo quella riunione non ci hanno più ricevuto. Allora, è chiaro che se uno vuol mettere la propria bandierina e dice io faccio il mio progettino di recupero, non c'è invece l'interesse nei confronti della città e dei cittadini, e tutto si blocca. Quindi io credo che di cose da fare adesso, senza pensare a quelle, anche a quelle che bisogna fare dopo, ma di cose da fare adesso ce ne stanno tante, e sarebbe importante per
per la città, oltre che per noi della cooperativa, che si portassero a termine. Bene, grazie Bruno Papale. Allora, a questo punto darei la parola a Aurora Resta, che invece è stata la funzionaria che ha seguito questi argomenti, questi progetti dall'interno del Comune di Roma. Ci racconti la tua esperienza? Tolgo. Mi sentite? Sì? Sì, sì. Allora, buonasera. Dunque, allora, la mia esperienza è, diciamo, abbastanza limitata, perché quando ho avuto l'incarico al Dipartimento delle Periferie alla fine del 2011, già molti progetti, molte realizzazioni erano già a un buon punto o di fine realizzazione o solo addirittura abbisognavano del collaudo, quindi una cosa abbastanza terminata. Mentre invece non era così, nel senso che tutta una serie di questi fabbricati che erano stati recuperati, appunto come aveva citato prima Bruno Papale, secondo i metodi dell'autorecupero, appunto avevano bisogno di manutenzioni, avevano bisogno di ulteriori appalti proprio specifici anche dal punto di vista strutturale. In particolare, appunto, volevo semplicemente fare una piccola disamina delle problematiche che si erano verificate negli anni. Nel senso, tutto l'autorecupero, come già era stato accennato, era partito grosso modo alla fine degli anni 90, su sollecitazione anche dell'allora assessore Dante Pomponi col Dipartimento del Patrimonio, proprio con due fabbricati in via sperimentale, ed erano appunto via Isidoro del Lungo e via Rigola, tutti gestiti direttamente dal Dipartimento Patrimonio. E diciamo, questa sperimentazione era dovuta perché era dovuta soprattutto per recuperare degli immobili, soprattutto scolastici, che erano stati abbandonati e in quanto non c'era più l'emergenza scolastica, e quindi stavano in un grave stato di appunto abbandono statico, proprio anche occupati, che avevano problemi di vario genere. E siccome nel frattempo, a fronte della mancata esigenza scolastica, era subentrato invece un grosso problema a livello di disagio abitativo, proprio come diceva prima Papale, con la mancanza di interventi sull'edilizia sociale. E quindi, a fronte di questo, l'autorecupero tornava utile in questa fase, anche per evitare soprattutto la costruzione di nuova edilizia, quindi non andare ulteriormente a gravare sul suolo libero, cosa che a Roma purtroppo si continua a fare con interventi massicci in periferia, eccetera, ma era proprio di recupero. Quindi veniva a sanare due situazioni importanti: una, quella di non gravare sul suolo pubblico, e l'altra, quella di dare una risposta sociale. Il meccanismo è partito in maniera abbastanza ferruginosa, perché c'era un accordo di programma che coinvolgeva i finanziamenti Comune di Roma, Ministero Infrastrutture e Trasporti e Regione Lazio. Tutti questi tre, queste tre amministrazioni intervenivano con dei finanziamenti appunto per i primi 10 alloggi. Era per la realizzazione, tutto il programma avrebbe completato 197 alloggi. Come funzionava la questione? Il Comune di Roma faceva un preliminare sui fabbricati su cui bisognava progettare. Su questo preliminare veniva stabilita un importo, no, iniziale su cui partire, e soprattutto sulle parti, diciamo, comuni del fabbricato, quindi sulla parte statica, soprattutto quella, perché erano, siccome avevano problemi gravi di disagio e di quant'altro, di abbandono, soprattutto la parte statica era quella più problematica.
Poi, una volta messa in sicurezza tutto il fabbricato da questo punto di vista, l'amministrazione interveniva anche, l'amministrazione comunale, nella tipologia degli alloggi, quindi interveniva anche su come dovevano essere distribuiti, seguendo sempre le leggi regionali del frazionamento degli alloggi. E dopodiché veniva, una volta finito tutta questa operazione col collaudo della parte fatta dall'amministrazione, passava alla cooperativa che aveva vinto il bando per quel fabbricato. Il bando veniva vinto dalla cooperativa dopo la presentazione di un progetto esecutivo e anche di una stima economica. Quindi appunto su quanto serviva per completare la parte interna degli alloggi su cui loro appunto avevano partecipato. E di modo che però queste due interrelazioni purtroppo hanno creato dei grandi problemi, nel senso che la cooperativa ha portato gli esecutivi per gli interni e tutto quanto, però l'amministrazione purtroppo è stata molto carente e soprattutto sulla parte che doveva fare delle parti comuni, perché purtroppo su questi fabbricati molto precari, costruiti sull'emergenza scolastica, erano stati fatti, diciamo, in maniera molto veloce, con elementi che non garantivano dal punto di vista statico una loro consistenza, nel senso, in alcuni addirittura le fondazioni erano sottostimate, erano prefabbricati di cemento pesante che non erano neanche stati, diciamo, che non erano appunto stati collaudati, o addirittura per esempio il caso di Grotta Perfetta, una struttura metallica estremamente leggera con dei solai che ne erano in legno, quindi una cosa veramente assurda. Anche sotto, adesso entro un po' nei dettagli tecnici che hanno creato i problemi, erano fatti in maniera, diciamo, malissima, e quindi questo presupponeva in molti casi la necessità di demolire e ricostruire, cosa che purtroppo non si è presa in considerazione. Non prendendola in considerazione, hanno cercato di consolidare questi fabbricati prima del 2008 e appunto, però che è successo? Nel momento in cui sono entrate le cooperative con le famiglie e tutto, si sono trovati davanti a cedimenti strutturali, infiltrazioni dai tetti, carenze appunto nelle rifiniture che purtroppo erano addirittura in alcuni casi non erano abitabili, e quindi si è dovuti intervenire successivamente con ulteriori incarichi per la manutenzione, o oppure, come per Grotta Perfetta, arrivare alla situazione limite di demolire e ricostruire, perché è completamente impossibile mantenere lo stato dei luoghi e cercare di tamponare l'esistente. Ecco, per esempio, vedendo alcuni interventi, diciamo, per esempio via Colomberti si è ritrovata, aveva dei pro grossi problemi di sottosuolo, di infiltrazioni d'acqua. Via appunto Saredo è l'unico che fondamentalmente, bene o male, non aveva questi grossi problemi e si è riusciti appunto a completarlo bene. Poi, per esempio, via Marica, la stessa cosa, infiltrazioni dai tetti, si è dovuti intervenire con tutta un appalto appunto di manutenzione del tetto, di rifacimento. Via Filippo De Grenè, anche lì, essendo prefabbricazione pesante, quindi con moduli di cemento pesante, aveva problemi sia nel sottosuolo, essendo su un banco appunto argilloso, quindi di cedimenti, e i pannelli di cemento armato non erano, diciamo, inchiavardati lateralmente, e quindi anche lì c'era un problema di assestamento. Per
Per non parlare poi invece, come dicevamo prima, il caso più eclatante è quello di Via di Grotta Perfetta. Via di Grotta Perfetta, essendo questa struttura, ecco, lo vedete qui, così diciamo leggera, di, appunto una struttura metallica con i solai in legno sottodimensionati, non aveva e per giunta tutta la parte fondale non aveva un cordolo di contenimento, come appunto laterale, e quindi c'era un problema anche questo di cedimento. Si è tentato nel Dipartimento Periferie, prima ancora che ci andassi io nel 2011, aveva predisposto a serie di progetti per Via di Grotta Perfetta. Però anche questi progetti, diciamo, che cosa hanno fatto? Hanno sempre di più lievitato quello che era la predisposizione iniziale del finanziamento. E di modo che invece di, diciamo, abolire quello che era stato fatto fino allora, rescindere il contratto con l'impresa, hanno mantenuto l'impresa che ancora c'era, no? E lievitato dargli, diciamo, neanche 1 milione iniziale per il consolidamento di tutta la struttura, il rifacimento e quant'altro, si è arrivati alla cifra assurda di 2,5 milioni. Quindi proprio più del doppio che ha chiaramente inficiato tutta l'operazione. Fortunatamente, però non so fino a che punto, si è arrivati nel 2018 con un finanziamento che si è riusciti a predisporre di appunto circa 3 milioni richiesti. All'epoca c'era l'assessore appunto Gatta dei 5 Stelle, del Movimento 5 Stelle, che gli uffici tecnici del Dipartimento Lavori Pubblici, che allora, non essendoci più il Dipartimento Periferie, essendo stato eliminato, il mio gruppo è finito, diciamo, è stato mandato al Dipartimento Lavori Pubblici. E lì abbiamo attivato un nuovo progetto che prendeva atto di tutta la situazione pregressa e quindi rifaceva in toto il progetto, demolendo quello dell'esistente, che è considerato staticamente appunto non più concreto, non più realizzabile, e neanche per consolidarlo. E quindi abbiamo fatto questo progetto che diciamo, è stato consegnato a settembre, a giugno del 2018, appunto al direttore dei lavori pubblici, nonché all'assessore. Abbiamo questo appalto per la demolizione di questa scuola fatiscente e la realizzazione di un nuovo fabbricato, intervenendo con la bioedilizia. Perché la bioedilizia? Perché ci dava la possibilità di accedere a vari finanziamenti. Uno era soprattutto quella per appunto la bioedilizia, e in secondo luogo importante sull'efficientamento energetico, che era appunto in quel momento appunto venuto fuori, e venuto fuori dal punto di vista con una delibera comunale, e quindi noi l'abbiamo inserito come efficientamento, l'abbiamo richiesto l'efficientamento energetico, che noi potevamo avere fino lo scomputo di 1,7 milioni massimo su tutto il fabbricato. E questo progetto è stato fatto, ma io ho fatto anche una conferenza dei servizi sul fabbricato, ho consegnato il tutto, e però poi tutto quanto è finito così. Ho finito il mio compito col Comune di Roma, e quindi sono andata in pensione, e nessuno ha portato più avanti la questione. Cioè, nel senso, ho chiesto anche al direttore del dipartimento se c'era qualcuno che poteva sostituirmi e portare avanti la questione anche sulle altre operazioni tecniche per questi fabbricati, ma
Molto semplice, non c'è personale, non c'è un ufficio che se ne prende atto e quindi la cosa è finita lì. Quindi è un peccato che quindi questa, diciamo, volontà di portare avanti delle operazioni positive, eccetera, è finita, come diceva prima Maurizio Geusa, nel dimenticatoio e ogni tanto ci si sveglia dicendo esiste l'autorecupero. Ecco, quindi perché era, secondo me, era la cosa più importante adesso da fare è completare, portare avanti questo progetto che può tranquillamente, ecco, appunto, può tranquillamente andare come appalto integrato. Andrebbe fatto un Forse appalto integrato. però, siccome siamo, teniamo poi per il finale le proposte, Sì, no? ah, perfetto. E Io allora. ne approfitterei solo per dire a chi ci sta seguendo che può postare sotto la pagina, sotto il video nella nostra pagina Facebook anche delle domande che noi poi alla fine risponderemo, Benissimo. faremo poi un secondo giro di tutti gli interlocutori. Prego, Maurizio. Bene, adesso passiamo la parola a Michele Testa, che invece è stato il progettista di questi interventi e ci potrà anche lui aggiungere alcuni elementi di storia, ma pensare pure a come questo meccanismo virtuoso, perché non consuma suolo ed è competitivo sul piano economico, possa diventare effettivamente uno strumento più ordinario per formare patrimonio abitativo. Michele Testa. Buonasera a tutti quanti. Insomma, io ho seguito, diciamo, sin dall'inizio, cioè l'indomani della legge regionale, tutta la vicenda dell'autorecupero. L'ho seguita affiancando, diciamo, la cooperativa Invertale Reabitare che, come hanno detto, è stata la cooperativa che in qualche modo si è saputa più organizzare in questo senso e ha portato a compimento ben sei autorecuperi che ho seguito tutti quanti. In realtà la mia esperienza nasce ancora prima, la mia esperienza nasce proprio invece partecipando alla primissima stesura di alcuni progetti per il Comune di Roma. E diciamo, devo dire, era una fase molto sperimentale, da qualche in un certo senso anche un po' garibaldina, però i personaggi coinvolti, l'assessorato, il Dipartimento delle Periferie, erano veramente investiti da questa nuova opportunità importantissima. E da questo punto di vista ci troviamo proprio davanti a un paradosso, nel senso che oggi il dibattito architettonico in generale va in una direzione. Ormai si è capito che il recupero è il centro del dibattito architettonico oggi. La responsabilità civile, la sostenibilità sono temi che sono sulla bocca di tutti quanti. Lo stesso autorecupero viene sbandierato dalle varie amministrazioni, ma non solo, diciamo, a livello della Regione Lazio, suscita interesse un po' dovunque. Addirittura quest'anno il premio Pritzker per l'architettura è stato assegnato a due progettisti francesi, Locaton e Vassal, che, diciamo, si occupano di questo, si occupano di recupero del patrimonio, si occupano di sostenibilità, di responsabilità civile. Quindi il tema dovrebbe essere in discesa, invece siamo in salita. Quindi diciamo che c'è necessità di riportarlo un pochino al centro, perché a parole l'interesse c'è da parte della politica, l'interesse c'è,
però evidentemente non sanno esattamente di che cosa si parla, che cos'è l'autorecupero. Non c'è una capacità di gestione di questo processo. Allora, adesso senza entrare nei numeri che più o meno sono stati sviscerati, sinteticamente voglio dire che sono stati realizzati dalla cooperativa circa 60 qualcosa di più appartamenti e un'altra quarantina erano, diciamo, assegnati con i bandi. L'operazione dell'autorecupero, come avrete capito, diciamo, ha due momenti sostanzialmente, cioè ci sta un intervento primario, che sono tutte quelle che sono le parti comuni, a carico, diciamo, dell'amministrazione pubblica. Un intervento secondario che riguarda tutto quello che è la realizzazione delle parti interne. Noi, diciamo, sulla base dell'esperienza fatta, abbiamo anche un po' parametrizzato i valori di questi interventi. E devo dire che l'intervento sulle parti secondarie, cioè quello di autorecupero, la parte assegnata, diciamo, per bando alle cooperative, è quello che ha funzionato meglio. Siamo riusciti a stare sempre nelle tempistiche del cronoprogramma, non più di 8 mesi per le trasformazioni, anche di 28 appartamenti. Siamo rimasti all'interno dei costi, perché per la cooperativa andare diciamo, oltre al fatto che il prezzo è fissato, perché la cooperativa chiede un mutuo e quelli sono i soldi, per cui siamo riusciti a stare dentro questi valori. E questi valori si aggirano come costo di trasformazione al metro quadro intorno, mediamente l'uno per l'altro degli interventi, intorno ai 380-400 euro al metro quadro, che è un prezzo estremamente competitivo, però siamo riusciti a starci anche permettendoci, diciamo, una serie di scelte per gli utenti finali, nel senso che abbiamo potuto far scegliere finiture di diversa natura e diciamo da questo punto ha funzionato. Sempre sulla base di queste parametrizzazioni che abbiamo fatto, abbiamo visto che invece l'intervento primario, l'intervento quello a carico dell'amministrazione, si aggirava intorno altrettante, circa 400 euro metro quadro. Questo considerando anche tutta una serie di rifinanziamenti dell'opera. Ora è evidente che questo dato è sottostimato, è un dato sottostimato se si considera il fatto che questi interventi nascevano con la prerogativa di essere edilizia sostenibile, cioè dovevano essere degli interventi modello, e soprattutto se si considera che gli immobili su cui si è intervenuti erano il peggio che c'era in giro, cioè immobili abbandonati, l'ha detto l'architetto Resta, le condizioni di questi fabbricati. Quindi che cosa è mancato evidentemente in una fase? Un po' proprio per la voglia di avviare questo processo rapidamente. È mancata, secondo me, una più attenta programmazione. Nel senso che è chiaro che a un certo punto si fanno dei progetti di fattibilità, delle stime di massima, e su queste stime praticamente si sono fermati i quadri economici, per cui ci siamo ritrovati che quello che era una previsione di larga massima è diventata la previsione finale, ma questa previsione di larga massima non entrava nel merito di qual era lo stato reale di quei fabbricati su cui si è intervenuto. Questo ha ingenerato una grossa difficoltà nella fase di trasformazione dei beni, perché naturalmente, se poi a questo, come diceva anche Bruno,
si aggiunge i ribassi che sono stati fatti dalle ditte invitate agli appalti, è chiaro che poi uscivano fuori dei valori che non erano, non potevano stare in piedi. Questo ha generato che in molti cantieri ci sono state delle interruzioni, ripeto, per la parte primaria, perché in tutta questa vicenda la secondaria ha funzionato bene, mentre ecco, gli interventi della primaria hanno subito ritardi. Questi ritardi naturalmente creano ancora un distacco maggiore su quelle che erano le previsioni di costo, perché se uno progetta nel 2000 e realizza nel 2010, è chiaro, mantenendo quei valori, è chiaro che l'intervento ha delle difficoltà. E questa è stata la maggiore criticità, perché nel momento in cui questi immobili sono stati, diciamo, trasformati anche nelle parti secondarie, pronti per essere occupati, sono emersi tutta una serie di problematiche, oltre al fatto che questi immobili non solo non sono bioclimatici, ma sono veramente hanno problemi di infiltrazione, di coibenza termica, laddove invece questo intervento doveva essere proprio una diciamo palestra di sperimentazione. E dunque io vabbè, avevo preparato anche delle immagini, però è inutile adesso stare, diciamo, a entrare nel merito degli aspetti architettonici, progettuali, non è questa la sede, non ci sono i tempi, però sostanzialmente ho individuato quelli che sono i nodi critici fondamentalmente di questo processo, quelli che sono i punti sui quali si può migliorare il processo stesso. Innanzitutto penso che sia necessaria l'individuazione di un ufficio interdipartimentale dedicato all'autorecupero. All'inizio le cose sono funzionate perché c'era l'assessorato alle periferie e c'era un ufficio di autorecupero che a quello era preposto, c'erano dei referenti certi, e al tempo c'era anche una partecipazione dell'organo politico, l'assessorato alle periferie, e anche del patrimonio. Il patrimonio era direttamente coinvolto in questa cosa. Bisogna ritrovare quella sinergia che renda, diciamo, il processo attuabile, ma con tempi umani, quelli normali di una trasformazione, anche perché i progetti che la cooperativa ha fatto erano chiaramente commisurati su quelli che erano i soci assegnatari. Ora vi rendete conto che il processo di trasformazione tiene conto di una certa flessibilità degli alloggi, quindi si tende a realizzare alloggi di vari tagli in modo tale da poter, diciamo, coprire il campione, diciamo, dei nuclei familiari. E la progettazione viene fatta poi anche in funzione di quelli che sono gli assegnatari. Ora, a distanza di 20 anni, persone che erano nucleo diciamo un'unica persona, diciamo, e aveva assegnato un alloggio minimo di 38 metri quadri, ora si ritrova con 3 figli ed è una situazione abbastanza comune. Quindi è chiaro che le tempistiche non possono essere queste, le tempistiche devono essere altre, e per stringere queste tempistiche ci vuole una sinergia tra i vari attori. Naturalmente queste persone
devono essere investite. Ci deve essere chiaramente una spinta che arriva dal basso, cioè ci devono essere dei portatori di interesse. E diciamo, bisogna anche saper coinvolgere il territorio. Questo è un aspetto, diciamo, amministrativo. Dal punto di vista, diciamo, più tecnico della questione, bisogna, allora, secondo me, sicuramente attuare un adeguamento dei costi per quanto riguarda le trasformazioni primarie, cioè quelle che riguardano le parti comuni, quelle che riguardano l'organismo nel suo insieme. Dopodiché, bisogna anche avere una capacità di programmazione e di saper in qualche modo scegliere gli edifici che sono più idonei alla trasformazione. Magari, come ho detto anche prima, su questa parte più propositiva facciamo poi un giro finale e così concludiamo un po' tutto il giro degli interventi prima. Prego, Benissimo. Allora, Maurizio. torniamo su, diciamo, gli aspetti che potrebbero in qualche modo migliorare il processo. Un altro punto, parlo proprio di aspetti di gestione del processo, è che questo passaggio avviene per comparti stagni, nel senso che l'amministrazione opera la sua trasformazione primaria. Finita questa trasformazione primaria, interviene diciamo, l'autorecupero vero e proprio con la trasformazione secondaria. E questo ha dimostrato dei limiti seri, nel senso che chiaramente nel momento in cui l'amministrazione consegna l'edificio, dove queste parti comuni sono tutte rifinite, eccetera, a quel punto parte un cantiere anche pesante, perché è un cantiere che deve realizzare non un appartamento in un condominio, cioè deve realizzare da zero tutti gli appartamenti che sono presenti. Ora immaginate che cosa succede alla fine del cantiere. Chiaramente bisogna riintervenire in quelli che sono tutte le parti comuni, quantomeno per ritinteggiare tutto. Quindi, da questo punto di vista, l'operazione dovrebbe essere attuata con un cronoprogramma unitario, dove eventualmente il comune interviene, l'amministrazione pubblica interviene la cooperativa, rientra l'amministrazione. Comunque deve essere un processo condiviso. Un altro aspetto, diciamo, che può essere migliorato è questo. Ora, uno quando parla di autorecupero, immagina subito, diciamo, una cosa molto poetica, che è legata all'idea, che le persone vanno lì, si autocostruiscono il proprio appartamento. Purtroppo non è esattamente così, ma questo perché la normativa della sicurezza impedisce un tipo di intervento diretto, però non lo esclude in assoluto. E quindi io direi un altro aspetto che potrebbe essere migliorato è quello di coinvolgere maggiormente gli utenti finali, intanto perché si possono formare delle professionalità, possono esserci dei laboratori didattici, cioè può essere un'occasione anche eventualmente. Molti utenti finali sono delle persone giovani che possono approcciare anche a un mestiere, naturalmente con tutte le Va dovute. bene. Perdonami Michele, siamo a 16 minuti, dovrei passare la parola a Claudio Gian Giacomo. Buonasera, io è interessantissimo tutto quanto finora, ma ripartirei un attimo sulla filosofia dell'autorecupero e poi i problemi anche amministrativi che si possono determinare, che si sono determinati.
Io seguo la cooperativa Inventare l'Abitare dal 98, credo, dal primo autorecupero, quello di via Isidoro del Lungo. E sono rimasto immediatamente affascinato dalla filosofia, cioè che era quella di recuperare alloggi di edilizia, per l'edilizia agevolata, comunque popolare, all'interno della città. La legge parla infatti di priorità per gli immobili, proprio nel primo articolo, priorità per gli immobili ubicati nei centri storici, quegli immobili che hanno una loro, sono stati abbandonati e che possono essere rigenerati con una forma però non speculativa, cioè per sopperire a quel bisogno di alloggi che Roma, come tutte le grandi città, dalla fine della costruzione dell'edilizia popolare, subisce e ha subito. Non solo, ma si coniugava con un altro aspetto che forse è più di carattere sociologico, della non creazione dei ghetti. Noi abbiamo avuto a Roma, anche nell'epoca della costruzione della fase delle costruzioni dell'edilizia popolare, la costruzione di veri e propri ghetti mastodontici, Laurentino 38, Torbella Monaca, in cui abbiamo spostato tutto il disagio e, avendo spostato tutto il disagio nello stesso punto, l'abbiamo aumentato fondamentalmente, peraltro in luoghi senza servizi. Come diceva Bruno all'inizio, il vantaggio dell'autorecupero era che intanto non si creavano ghetti, ma veniva costruito all'interno ristrutturato all'interno della città senza consumare agro romano, senza costruire nuova cubatura, ma recuperando quello che c'era, ma allo stesso tempo creando degli spazi all'interno della città dove non c'era una marginalità rinchiusa. Questo elemento ha immediatamente creato una serie anche di contrasti con chi avrebbe voluto abbattere quel palazzo e costruirci altro, fondamentalmente, magari a Talenti, dove comunque c'era una composizione sociale diversa, non destinare le case a chi ha delle difficoltà o comunque ha una condizione reddituale diversa, ma costruire il nuovo palazzetto per una borghesia medio-alta, no? Come quella zona di Isidoro del Lungo. E questo è stato uno dei limiti, anche nell'inserimento delle risorse. L'altro limite grosso è stato quello che però dal nostro punto di vista è l'enorme vantaggio, che può permettere a una ricostruzione dal basso, a una rigenerazione dal basso della città, proprio tenendo conto delle esigenze della cittadinanza e soprattutto anche dal punto di vista sociologico una buona prassi per la non creazione di ghetti. I problemi però sono stati immediatamente enormi, dal punto di vista proprio della strutturazione amministrativa del comune. In primo luogo, quello che è stato più volte ricordato, che per un periodo tutto è stato dato all'assessorato alle periferie e che ha permesso una qualche forma di trattazione unitaria, anche se per vario tempo, anche nella fase diciamo più virtuosa, abbiamo dovuto avere a che fare sia con l'assessorato ai lavori pubblici che con l'assessorato alle periferie. La seconda è la totale mancanza di una progressione. Quello che diceva Michele sul fatto di entrare in una fase in cui i lavori comunali non sono ancora conclusi, noi in parte l'abbiamo fatto. Nei primi autorecuperi abbiamo accettato la consegna quando ancora il comune doveva completare delle opere per poter, lì per esempio le vicende sul mutuo erano state molto più semplicemente risolte, cosa che poi invece dirò è il vero problema oggi su Via dei Lauri. Ma poi ci siamo accorti che c'è stato con questo sistema uno sgravio di responsabilità del comune, per cui a noi ci hanno assegnato degli immobili che erano stati realizzati in maniera non corretta, e non perché erano effettivamente estremamente degradati a monte, ma perché nella progettazione dei lavori non si era e nello stanziamento dei lavori del corrispettivo per quei lavori non si era tenuto conto, per esempio, che il tetto andava rifatto e non andava rattoppato. Cioè è chiaro ed è evidente che se io metto ad un tetto, non rifaccio l'intera guaina ma metto delle toppe, prima o poi queste toppe si roveranno. Cioè questo era soltanto proprio l'ABC, persino un avvocato come me se ne rende conto, no? Non c'è bisogno di un tecnico.
per capire questo. E questo è uno dei problemi principali che noi ci troviamo ad affrontare rispetto ai lavori fatti. C'è un totale disinteresse del comune che non si è poi mai ripreso gli immobili. Cioè questi immobili sono pubblici, ci sono stati consegnati per fare i lavori da convenzioni. Alla fine della convenzione, alla fine dei nostri lavori, l'immobile sarebbe dovuto ritornare nel possesso e quindi anche nella gestione dell'ordinaria manutenzione del comune, che avrebbe fatto i contratti ai singoli soci che entravano, in quel caso determinando per il periodo di ammortamento del mutuo il canone al valore del mutuo. Alla fine dell'ammortamento del mutuo, quindi del pagamento del mutuo, in base a quello che sarebbe stato il dovuto in base ai loro redditi. Questo non è mai avvenuto. Il comune non si è mai ripreso e non ha mai passato di nuovo al patrimonio questo immobile. E questo non è un problema di poco conto, perché oggi noi ci troviamo, per esempio, col caso di Colomberti, dove è caduto un albero, un pino di 30 metri, e noi sono 6 mesi che ci palleggiamo da un ufficio a un altro, in cui nessuno ci dice che è competente, perché in realtà non è mai stato riassunto, ripreso quell'immobile alla titolarità di un qualche assessorato del Comune di Roma. E quindi noi abbiamo due alberi pericolanti, uno caduto, in cui stiamo combattendo per far, arrivando a minacciare, dicendo che se cade, visto che poi un agronomo del comune ha valutato che anche gli altri due sono a rischio caduta e sono proprio in una posizione pericolosa, di dover denunciare se succede qualcosa. Per via De Lauri noi ci siamo trovati e ci troviamo oggi al fatto che non abbiamo voluto l'immobile perché i lavori del comune non erano stati conclusi. Visto che avevamo avuto le esperienze pregresse, abbiamo preteso che venissero sistemate tutte le cose a regola d'arte prima di concedercelo, prima di consegnarlo a noi. Ci viene consegnato come dicevamo prima, nel 2018, con l'impegno del comune a fare tutto in pochi mesi. Da quei pochi mesi noi siamo arrivati a 3 anni e mezzo in cui la questione è attualmente ferma. Allora, la prima cosa è stata ferma perché per rilasciare una piccola dichiarazione che peraltro gli avevo preparato io, per paura che non avessero una macchina per scriverla, gliel'ho preparata io, una dichiarazione da fare alla banca in cui il comune ribadiva che la convenzione era ancora in vigore e che quindi si poteva andare avanti e che il comune era disponibile all'iscrizione dell'ipoteca. Questa viene fatta e ci mettono 6 mesi per farla. Da questo passiamo alle richieste della banca, che sono varie, fra cui quella dell'assicurazione, ricordava Bruno, cioè sapere se Roma aveva un'assicurazione per i fabbricati che poteva confliggere con l'assicurazione che diceva la banca. 8 mesi con una richiesta da parte di un funzionario di farsi dare tutta la documentazione relativa ai lavori dell'immobile solo per dire se c'era un'assicurazione, cosa che poi io ho cercato di fargli capire: se Roma ha un'assicurazione su tutti i fabbricati, nel bilancio comunale deve pesare, deve essere facile ritrovarla, perché non è una cosa che costa 2 lire se è per tutti i fabbricati. Niente, dopo 8 mesi siamo riusciti ad avere la dichiarazione e con manifestazione davanti all'assessorato, con diffide, contro diffide, c'è mancata solo l'ottemperanza al TAR per avere una dichiarazione di questo tipo. Da quel momento la questione è diventata, che sembrava abbiamo risolto, è diventata l'autorizzazione all'iscrizione dell'ipoteca. Allora, l'autorizzazione all'iscrizione dell'ipoteca è stata data con la delibera che ricordavamo prima, la 753 del 2002. In quella delibera la giunta comunale, oltre ad aver selezionato gli immobili, aver fatto lo schema della convenzione che poi noi abbiamo firmato nei passaggi successivi, espressamente autorizzava l'iscrizione dell'ipoteca, che poi era alla base di questo meccanismo. Perché se io ipotizzo di far fare dei lavori a soggetti che in teoria erano iscritti alle case popolari, alla lista delle case popolari, non posso pensare che abbiano la disponibilità immediata economica per farlo. Il meccanismo funzionava così, cioè i soggetti anticipavano, che poi l'avrebbero scontato al mese, una parte importante di risorse, per cui, visto che il problema degli enti pubblici
e anche quello economico, si riusciva a costruire degli alloggi ottimi, almeno nella previsione iniziale e anche dei computi iniziali, con cui da dare ai vari soci, che però scontavano questo pagando il mutuo. È proprio alla base dell'idea di questo dell'autorecupero, l'iscrizione del mutuo. Viene consentito e autorizzato nel 2002. Noi siamo da 2 anni in attesa e nel palleggiamento fra l'assessorato al patrimonio e la ragioneria del comune, perché la ragioneria del comune considera la garanzia ipotecaria identica alla fideiussione regolata dall'articolo 207 del testo unico degli enti locali, per cui pretende l'appostamento di una somma analoga a quella garantita all'interno del bilancio, come si fa per le fideiussioni, ma tra la garanzia reale, in cui c'è già il patrimonio a garanzia di quella somma, questo meccanismo di bilancio non è assolutamente necessario. Non solo, ma la stessa Corte dei Conti gli dice alcune cose totalmente diverse, dice che non è il 207 quello applicabile, però a forza di questo noi siamo in attesa che il Comune sblocchi l'autorizzazione all'iscrizione dell'ipoteca. Altro problema, dopo 15 anni ci viene consegnato un immobile, è chiaro che il computo economico delle spese per la ristrutturazione da parte nostra non può essere lo stesso di quello che avevamo presentato al progetto iniziale. Non solo, ma una cosa che Michele non diceva prima, quando noi abbiamo realizzato i progetti erano realizzati sulla carta della modifica e della costruzione sui progetti delle parti comuni. È chiaro che al momento in cui si arrivava ad avere la consegna effettiva dell'immobile c'era da fare una serie di aggiustamenti necessari, perché comunque nel corso dell'opera della parte comune si era determinata. Ecco, questi due aspetti di differenza, 60.000 euro in più rispetto a quello che avevamo preventivato nel 2003, nel 2018, e il fatto che ci fossero alcuni piccoli aggiustamenti dal punto di vista progettuale hanno bloccato tutto. Inizialmente sembrava quello il problema, poi una volta superato quello col nulla osta del SIMU, perché sempre lì una parte va ai lavori pubblici, una parte va al patrimonio che dice però queste cose non sono intestate a noi. All'inizio era difficile proprio trovare le carte, cioè le carte non si sapeva dove erano, cioè per immobili che poi in realtà il comune inizialmente non sapeva neanche da avere, onestamente, però tanto abbiamo dovuto accatastarli noi. Cioè il comune ha un patrimonio immobiliare di cui non ha consapevolezza, cioè tutte le cose erano complesse. I cambiamenti dei dirigenti hanno potuto fare delle cose, e prima io facevo, c'è stata una fase anche nell'ultimo periodo in cui fortunatamente ci siamo confrontati con una dirigente e una sua funzionaria che avevano preso a cuore in qualche modo il superamento di questa cosa, ma purtroppo sono andate via prima di poterla completare, e in cui si è arrivati al paradosso che la procedura di autorecupero sembrava un problema perché i cittadini mettevano i soldi, perché se l'avesse potuto tirare fuori tutto il comune e farlo in proprio diventava tutto più semplice. Cioè, che è un paradosso, no? Cioè, in un momento in cui non ci sono soldi, non ci sono cose, sono arrivati anche a dirci quasi di rinunciare all'autorecupero, ce lo sistemavano e ce lo davano loro. E noi avremmo dovuto... È una follia. Questo è il quadro. Ma è un quadro di un eccesso burocratico e di burocraticizzazione che non si può... Diciamo, che non permette il rispetto della sostanza. Fondamentalmente, cioè in questo caso c'è un meccanismo molto semplice in cui se vogliamo, e in questo forse si sconta il problema, la legge è semplicissima e proprio nella sua semplicità era di facilissima attuazione, ma se poi io mi ritrovo con soggetti che scambiano l'ipoteca, l'iscrizione all'ipoteca con la fideiussione, che non hanno la capacità di non capacità tecnica, perché questa ce l'hanno sicuramente,
di portare però, decidono di andare in consiglio, di portare in un consiglio comunale una delibera che riapprova l'autorizzazione già data nel 2002. Avete deciso di farlo, va bene, rifacciamolo, ripassiamo in consiglio, ma portatecela in consiglio. Questo a oggi ancora non avviene e il timore è che, come forse poi diremo, che sull'autorecupero rispetto alla rigenerazione urbana, al di là delle parole, ma su questo tipo di autorecupero non ci sia poi questa volontà politica di puntare, ma ci sia una volontà di rappresentarlo, ma non realmente di occuparsi per quello che noi consideriamo un autorecupero effettivo, cioè un autorecupero che tiene conto del territorio, delle esigenze dei cittadini e non della speculazione. Sono stato devi riaprire, sì, insomma, devi riaprire il microfono che io te l'ho spento, Maurizio. Non ti sentiamo. Maurizio deve riattaccare il microfono. Devi... Ecco. Ecco. Sì, adesso ci siamo. Grazie. Grazie Claudio. Mi sembra che l'argomento ormai lo stiamo sviscerando. A questo punto abbiamo anche cominciato a evidenziare le potenzialità e le criticità in maniera completa. Darei la parola a Giancarlo Storto per una conclusione, ma quantomeno una sintesi delle possibilità ordinarie di questo strumento. Sì, grazie. Ma io credo che gli interventi sinora ascoltati danno conto, ovviamente, che siamo ancora in una fase che definirei pioneristica per l'autorecupero, e i successi sinora ottenuti, anche se numericamente limitati, mi sembrano pressappoco miracolistici rispetto a tutte le complicazioni di tutti i livelli amministrativi, formali, organizzativi e quant'altro sono stati oggetto del percorso per arrivare a un risultato finale. Ma appunto mi si chiedeva qual è la potenzialità dell'autorecupero. Riprendo le prime battute dell'intervento iniziale, perché una premessa è d'obbligo. Siamo in una fase in cui, come si sa, non si ragiona più di edilizia pubblica, manca una politica per la casa anche a livelli minimi. È in questo contesto che vanno collocate le esperienze di autorecupero e le prospettive che riteniamo utili avere. Sulla disagio abitativo, sul dramma alloggiativo, non voglio riportare i numeri, sono ormai noti. Mi limito solo a dire, e questo lo ripeto sovente perché a mio avviso è un dato di estrema gravità, in questi ultimi anni gli alloggi di edilizia pubblica che vengono alienati sono di molto superiore a quelli realizzati. Questo dà un'idea di come tutta la materia e quindi anche l'autorecupero sia assolutamente trascurata dal legislatore, e tale dimenticanza viene confermata anche di recente, no? Nell'ultima formulazione del programma di ripresa e resilienza fatto da Conte non dava un soldo per l'edilizia pubblica e nemmeno, per la verità, per le periferie, mentre destinava ben 4 miliardi per il famoso super bonus, che certamente è altra cosa. E Roma non si sottrae a questa situazione. È in corso, deve essere pubblicato a giorni, un bando che prevede l'alienazione di ulteriori 7.690 alloggi. Ripeto, 7.690 alloggi costituiscono ben il 17% dell'intero patrimonio che c'ha l'istituto, che c'ha l'ater regionale. Quindi ancora una volta si arriva a erodere un patrimonio che invece dovrebbe essere di molto ampliato. Dunque, si è detto
secondo me questo va detto con molta, va riaffermato molta chiarezza, che l'autorecupero ha due pregi, secondo me. Il primo, che riduce la presenza di immobili abbandonati, che diventano all'interno della città delle sorti di monumento al degrado, un degrado non soltanto dal punto di vista edilizio, ma anche dal punto di vista sociale. Sono delle presenze inquietanti. Il secondo aspetto, che anch'esso è importante, non meno del primo, è che l'autorecupero è in grado di valorizzare il protagonismo delle persone che sono nella necessità di dover risolvere il proprio problema abitativo, con un'opportunità reale che rende possibile una partecipazione diretta finalizzata appunto a rendere abitabili alloggi degradati con la prospettiva di poterci poi vivere. Ecco, io credo che però, ritornando a ragionamenti generali, qui mi discosto da quanto è stato detto finora, l'autorecupero debba essere rilette in diversi modi. Non esiste, secondo me, soltanto una forma di autorecupero. Esiste l'autorecupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e mi riferisco ai tanti alloggi, vengono stimati in circa 20.000, che non avendo i requisiti minimi di legge, parlo degli aspetti impiantistici, rispetto alla normativa sismica, non possono essere messi in locazione, ceduti in locazione alle famiglie in graduatoria, pur, come dicevo prima, in una carenza porosa di offerte di alloggi pubblici. Questo, diciamo, è una prima fattispecie su cui poi ritornerò. La seconda fattispecie sono appunto quello di cui abbiamo parlato questa sera, l'autorecupero di edifici pubblici che possono entrare nel patrimonio edilizia residenziale pubblica, ma a mio avviso, qui se ne è parlato poco e forse andrebbe un po' approfondito, possono in talune circostanze rientrare nel comparto dell'edilizia sociale. Questa è questione che evidentemente attiene poi ai costi di recupero. Poi esiste una terza fattispecie, a mio avviso, forse da esplorare di più, e su questo una legge nazionale può aiutare, ci ritornerò dopo, l'autorecupero di edifici privati che possono rientrare ragionevolmente nel comparto dell'edilizia sociale. Ecco, un ragionamento sull'autorecupero edilizia residenziale pubblica, a mio avviso, va fatto. Non si può parlare di recupero senza, come dicevo prima, entrare nel merito a questa fattispecie. È del tutto rilevante perché appunto investe un patrimonio che senza interventi non ha possibilità di essere locato, non soltanto, ma è importante avviare interventi di questa natura per evitare evidentemente operazioni di presa in carico abusiva da parte delle famiglie, e quindi escludendo il ricorso alla graduatoria. Non a caso a Milano gli alloggi in questa condizione sono quasi 10.000, vengono computati circa 9.000, a Roma gli alloggi, diciamo, su cui si dovrebbe avviare interventi di recupero sono pochissimi, perché sono tutti occupati abusivamente. Come può procedere questo tipo di operazione? Ma io faccio riferimento, perché a me sembra un'esperienza importante, al Comune di Milano, che su questo si è mosso più di altri. E in una intervista contenuta nel numero 88 di Territorio, che è dedicato nella gran parte all'autorecupero, evidenzia la responsabile dell'ufficio che era stato individuato un elenco di 50 alloggi di edilizia pubblica appunto da recuperare. Come sono stati offerti? Sono stati offerti attraverso un bando a cui hanno risposto 350 nuclei di 22.000 in graduatoria, e
si è poi avviata l'assegnazione scorrendo la graduatoria stessa, cioè i primi venivano interpellati in funzione del punteggio delle singole famiglie, e laddove si trovava disponibilità a queste famiglie, disponibilità a fare autorecupero, a queste famiglie venivano assegnate questi alloggi, diciamo, senza tener conto della graduatoria. Ed è questo appunto un tipo di esperienza che certamente può essere estesa a molte altre situazioni dei comuni italiani. Io credo che poi nella seconda fattispecie invece i problemi, come abbiamo ascoltato, sono decisamente più complessi. Ma qui c'è necessità appunto di una programmazione, io credo, dell'operazione nel suo complesso. Qui si è parlato di alcuni casi, e se ho capito bene siamo intorno alla decina sì e no. C'è bisogno invece di un comune che diventi protagonista se si vuole far sì che questo, l'autorecupero, da situazioni assolutamente esemplari e in quanto tali marginali dal punto di vista della dimensione, diventino una pratica che abbia una qualche diffusione. Io credo che su questo, come sarà evidenziato, sia fondamentale ragionare in termini di costi. Non può che non articolarsi l'intervento, come è stato già messo in evidenza, in una compartecipazione pubblico-privato, in cui al privato non si può chiedere se non l'intervento all'interno del proprio alloggio, questo per ridurre i costi che altrimenti sarebbero insopportabili. Ma io credo sia anche importante riuscire ad attivare l'autorecupero nell'edilizia privata. Ci sono qui in altre città forme praticate, anche se il riferimento è a pochi numeri, attraverso modalità che possono essere il comodato d'uso come garanzia del comune, o in diritto di superficie, o in altre forme. Certo, diventa ancora una volta fondamentale la presenza dell'ente locale, ma voglio anche osservare che in alcune città, cito ancora Milano, ma cito anche Napoli, per la proprietà inadempiente sono stati messi obblighi molto severi, cioè non è possibile, lo dico in maniera molto drastica, ma bisogna anche ragionare in questi termini, che ci siano immobili o complessi immobiliari, faccio uno per tutti, la Tiburtina a Roma, per i quali il proprietario non intende avviare nessun tipo di intervento. Ripeto, è un degrado edilizio molto 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 manifesto, molto che distrugge, contamina un intorno anche vasto, ma che ha ripercussioni sociali altrettanto rilevanti. In questo senso io credo che una legge nazionale sia di assoluta rilevanza, perché perché la materia è complessa e quindi va regolamentata, ma anche perché una legge nazionale ha un valore simbolico, cioè dà legittimità e riconoscimento anche politico, culturale, all'autorecupero. Quindi non è una forma che viene praticata per la buona volontà di qualcuno, venendo poi meno l'esperienza stessa viene interrotta, ma diventa qualcosa su cui si ragiona in termini nazionali, può diventare un canale per dare risposte al bisogno abitativo. Ecco, in questi termini questa legge, questa presentata nel 2018 dai 5 Stelle, rimettono insieme tutti i problemi che sono stati prima elencati da chi mi ha preceduto. Ai comuni viene dato un'importanza rilevante, quello del censimento del patrimonio pubblico e privato degradato, ma anche
l'emanazione di un avviso pubblico che indica gli immobili da recuperare, che fa un computo di massima dell'opera da eseguire per capire quali sono le cifre da mettere in gioco. Ai comuni viene demandato anche il compito di indicare i requisiti dei gruppi di autorecupero, non parla di cooperative ma dei gruppi di autorecupero, ai comuni anche il criterio di assegnazione degli immobili recuperati e i criteri per realizzare gli interventi. I gruppi di autorecupero formano al comune le proposte e si impegnano poi, qualora diventano soggetti a cui viene attribuito l'immobile, a mettere a disposizione un monte ore lavorativo. Anche di buono questa proposta di legge c'ha appunto un'indicazione di obblighi per i proprietari indisponibili, e questo oltre ad altre indicazioni mi pare rilevante segnalare che l'assegnazione però non è un'assegnazione a tempo indeterminato, quindi c'è un ragionamento di tipo economico che prevede evidentemente da parte dei gruppi assegnatari certamente il recuperare i soldi che sono stati spesi per l'intervento attraverso i canoni d'affitto, ma poi quando questa fase si esaurisce il problema si ripone in termini innovativi. Chiudo questo intervento molto sintetico perché mi fa piacere così segnalare che in una proposta di legge che abbiamo fatto per la Bianchi Bandinelli e che è stato fino a ieri riproposto da Italia Nostra, avevamo proprio inserito che una delle principali obiettivi per i centri storici, oltre evidentemente la salvaguardia e la tutela del patrimonio esistente, che era l'oggetto principale ma non unico di questa nostra proposta di disegno di legge, c'è anche la necessità di ripopolare i centri storici stessi con una popolazione che non sia soltanto quella che ha possibilità di accedere ai costi elevati che il centro storico oggi propone. E quindi avevamo messo come obiettivo, attraverso i finanziamenti di un apposito programma straordinario di tipo statale, l'utilizzo a favore dell'edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare dismesso, sia statale che comunale che regionale. Va bene, vi ringrazio. Bene, grazie a te. Sono collegato, sì. Grazie a te. Adesso non so, per quanto riguarda gli interventi privati, l'aggiornamento che c'è stato della legge regionale fatto a febbraio dello scorso anno ha esteso questa possibilità anche ai fabbricati privati. A Roma di questi casi ce ne sono veramente un'infinità. Ricordavi la Tiburtina. La Tiburtina ci stiamo dedicando su un altro piano, col centro di iniziative per la legalità democratica, a vedere quello che è possibile fare. E un'ultima cosa che volevo ricordare è che le disponibilità economiche il Comune di Roma ce l'ha, perché in una memoria di giunta la 35 del 2020 ha dichiarato di avere in cassa 86 milioni di euro per l'edilizia residenziale pubblica. Ha iniziato con un bando per l'acquisto di immobili degli enti pubblici che scadeva il 12 marzo scorso. Probabilmente è un bando che va deserto. Allora si tratta qui c'è un tema politico, innanzitutto. Che fare di questi 86 milioni? Acquistare patrimonio privato
da destinare, andare sul mercato e cercare l'invenduto privato oppure utilizzarlo per avviare processi virtuosi di recupero di patrimonio pubblico abbandonato, recuperandolo. Qui si apre tutta una partita, come pure la partita si apre sull'ufficio, sulle risorse umane da mettere in campo, perché lì si gioca poi la fattibilità o meno di queste proposte. Ecco, non so se vogliamo fare un giro rapidissimo, proprio sintetico, di azioni, di proposte politiche da poi riversare verso i candidati sindaci. Oh. Ecco. Claudio, vuoi aggiungere sinteticamente? Guarda, io prendo le mosse da quello che dicevi tu sul fatto della riforma della 55, che ha previsto anche la possibilità dell'autorecupero su immobili privati. È chiaro che e con un meccanismo interessante, cioè quello in cui il pubblico può o acquisire oppure presentare ai proprietari un progetto di autorecupero che preveda un comodato per 18 anni, ma la possibilità di avere poi un bene riqualificato dopo 18 anni. Il problema è che la legge c'è, ma se non diventa una priorità dell'amministrazione questo, è chiaro che nessuno progetta, cioè se nessuno lo prende in carico e non c'è, forse sarebbe necessario veramente un ufficio di scopo, no? Cioè un ufficio specifico che ha in sé tutte le competenze per fare questo, e a quel punto per l'individuazione dell'immobile da destinare, sia privato che pubblico, che possa prevedere sia l'acquisizione qualora sia necessario, sia la possibilità di un acquisto. Ovviamente in questi casi dopo 18 anni dovrebbe essere comunque anche prevista la possibilità di utilizzo, ma a canoni calmierati e non su un mercato libero. Dice sì, per 18 anni lo sistemiamo, dopo però il canone va in qualche modo deciso dall'amministrazione, perché altrimenti ho paura che faremo dei regali enormi a una serie di soggetti, perché 18 anni per l'investimento che c'è, di cui c'è bisogno in alcuni casi. Immaginiamo la Tiburtina, la penicillina, un intervento lì sarebbe un intervento di un valore enorme, che dopo 18 anni non sarebbe stato in nessun caso recuperabile, insomma, no? Cioè con canoni ordinari d'affitto. Quindi magari questo dobbiamo poi fare in modo che venga fatto in maniera corretta, ma che porterebbe questa città non solo a non costruire più. Noi qualche tempo fa ci siamo occupati informalmente, insomma, del problema, ci siamo scambiati delle comunicazioni sul problema dei due parchi, due aziende agricole che stanno per essere espropriate per la costruzione di nuove cubature a Roma, quando abbiamo milioni di metri cubi di cemento da recuperare, non abbiamo ancora attivato questo percorso. Allora, quindi immaginiamo intanto di costruire una volontà reale politica in tal senso, di capire e mappare realmente il patrimonio, intanto quello pubblico che c'è da destinare e destinabile. Capire che non dobbiamo più fare periferie degradate, ma dobbiamo costruire e recuperare nel centro, perché è giusto che il centro non debba essere una prerogativa solamente di chi si può permettere le case. Io faccio un inciso, poi passo la parola. Voi vi ricordate quando uscì la vicenda di Affittopoli, ora al di là delle cose gravi, ma c'erano persone che vivevano in degli stabili che erano state case popolari nel centro storico e avevano ancora la condizione reddituale per averne diritto. Sembrava che dovessero essere sbattuti nella periferia più degradata e che non potessero stare al centro, perché il centro deve essere solo per ricchi e solo messo a patrimonio per il benessere, spostando soggetti che erano 40 anni o 50 anni che vivevano in quelle case. Quindi è anche questo che va cambiato, cioè va cambiato proprio il paradigma di come si costruisce e di come le persone devono essere rispettate nella loro dignità quando gli si dà un alloggio. Bene. Grazie, non so, Bruno Papale. Voleva intervenire. Sì. Sì, scusa, molto, molto brevemente, perché
che mi pare il dibattito ha colto vari aspetti importanti. Io credo che sia necessario, come dire, che in questa città si prenda la responsabilità innanzitutto di finire i progetti che sono rimasti sospesi, di pensare, come veniva riproposto, una legge nazionale sarebbe l'ideale. Il problema è che se noi andiamo a vedere le proposte di legge depositate nelle ultime 5 legislature, l'autorecupero è sempre stato presentato da varie forze politiche e poi si è fermato nelle commissioni. La proposta di legge a cui si faceva riferimento, che già fu presentata nella precedente legislatura dai 5 Stelle, che era una proposta interessante perché comunque avviava un percorso, aveva delle carenze, secondo me, cioè definire i gruppi se non è molto chiaro, però insomma al di là di quello era un buon punto di partenza. Il problema è che non si va avanti, cioè chi evidentemente vuole affrontare il problema abitativo in questa città, non si risolve solo con il recupero e l'autorecupero, secondo me, rispetto a quelli che sono i settori sociali variegati che vivono la sofferenza abitativa. Però è un elemento importante, un elemento qualificante sul quale evidentemente bisogna scontrarsi con quelli che io definisco i poteri forti. Cioè deve esserci un fronte che dice l'autorecupero e il recupero del patrimonio demaniale. Avete accennato alla penicillina, ma insomma ce n'è una vastità di opere lasciate a metà in questa città che potrebbero rappresentare una risorsa fattibile a tempi brevi da parte di chiunque amministri la città. Però evidentemente se questo non avviene, se non c'è la volontà di creare quel luogo unico in cui si affronti da parte dell'amministrazione pubblica la questione dell'autorecupero, se è parlato dei soldi, degli 86 milioni di euro, eccetera. Ecco, potete dire, se non c'è evidentemente un'unità di intenti anche tra Regione e Comune di Roma per stabilire politiche abitative, non si va da nessuna parte. Quindi l'autorecupero è un elemento importante, è una risorsa importante. Voglio far notare che l'autorecupero prevede i redditi dell'edilizia agevolata, cioè non è l'erpe case popolari, no? Quindi già c'è un limite rispetto a queste, e interessa da una parte i settori sociali che rientrano nell'edilizia popolare, ma anche quei settori intermedi che non ce la fanno oggi entrare nel mercato degli affitti, né tantomeno nel mercato degli acquisti, anche le giovani coppie, eccetera, eccetera, che potrebbero attraverso l'autorecupero. Però evidentemente se non c'è un'informazione reale che dice alla gente potete costituirvi in cooperative e su questo fare un progetto, capendo però quali sono quei settori sociali, cioè non è che può essere che la possibilità data a tutti, no? Perché evidentemente qualcuno può rientrare in altri mercati. Ecco, allora su quello diventa una proposta possibile e fattibile fin da oggi. E noi misureremo, insomma, chiunque gestirà sia adesso che in futuro l'amministrazione pubblica rispetto poi ai fatti concreti. Bene, Era Aurora Resta volevo che io. aggiungere soltanto una battuta. A me pare che quello che stava dicendo Maurizio sia importante rispetto anche alla finalità che hanno questi incontri rispetto all'interlocuzione politica. Cioè, come spendere questi 86 milioni? A me sembra una di quelle componenti che discrimina il futuro sindaco, no? Nel senso che se il futuro sindaco compra alloggi privati, la dico banalizzando, si schiera in un certo modo, non c'è dubbio. Allora, siccome a Roma ci sono appunto tanti edifici degradati, l'edilizia si deve fare dov'è l'edilizia degradata pubblica. Questo mi pare un discorso sacrosanto, perché questo significa una scelta di campo, significa non incrementare la speculazione, magari, diciamo, comprando alloggi invenduti magari a decine di chilometri o comunque molto distanti dal centro storico, ma recuperare un patrimonio che invece oggi non ha funzione, non ci ha destino. Accennavo prima al patrimonio privato. In alcuni casi, ripeto, Milano e Napoli, il comune ha ipotizzato la possibilità di espropriarli. Rifacendosi ai problemi di sicurezza, cioè alcuni complessi immobiliari sono un problema di sicurezza. Sulla sicurezza,
come sappiamo, il sindaco ha responsabilità primaria, non è un fatto opzionale, la sicurezza è una responsabilità primaria. Allora voglio dire, se il proprietario, ovviamente sollecitato, ovviamente con interlocuzione adatte, risulta, mantiene la sua inadempienza e mantiene condizioni di insicurezza, l'ipotesi intervento non è un'ipotesi astratta, è un'ipotesi che è agganciata a possibilità concrete. Posso dire una cosa? Solo una cosa, volevo chiedere, siccome prima ho interrotto Aurora Resta dicendo alla fine poi faremo le proposte, le volevo dire dopo il tuo intervento se vuole dire anche lei due battute, visto che l'ho interrotta, in modo che possa finire il discorso che aveva iniziato. Prego. Grazie. Fino. Allora, mi sembra molto importante. No, va bene, sentite? Va bene. Sì? Sì. Allora, mi sembra molto importante tutto quello che si è detto finora, soprattutto volevo mettere il punto su alcune cose specifiche su cui diciamo puntare la nostra attenzione. Uno, era venuto fuori quel discorso importante che va portato avanti, anche se sempre andato, diciamo, inascoltato, di creare un ufficio interdipartimentale al limite presso il sindaco, non lo so presso dove, che curi questo problema dell'autorecupero a Roma. Uno, per chiudere tutte le situazioni pregresse, e due, per dare una nuova svolta all'operazione, considerando il fatto di questi 86 milioni di euro che di cui può spendere il Comune di Roma, in più non so, anche c'erano stati 55 milioni messi a disposizione per la rigenerazione urbana nel 2018 dalla Regione Lazio, quindi su alcuni edifici che erano stati anche individuati dall'ex Dipartimento Periferie. Quindi queste sono cose economiche di cui tenere in considerazione. In seconda considerazione, oltre l'ufficio, c'è da semplificare assolutamente il processo con cui è stato portato finora avanti l'autorecupero a Roma, nel senso, uno, la condivisione dei progetti sia per la parte statica, gestita a parte comune di fabbricato, gestita dall'amministrazione, che la parte secondaria gestita dalle cooperative. Quindi queste due cose vanno in sinergia, perché non può essere che uno interviene dopo l'altro in maniera caotica, senza la certezza economica. E in secondo, dalla mia esperienza, è importante che i preliminari su cui viene stabilito l'importo di quelli che saranno poi la progettazione e gli appalti, devono prima fare tutta una serie di verifiche statiche, soprattutto su questi fabbricati che hanno problemi di, appunto, perché sono proprio degradati e stanno in un cattivo stato, quindi valutare se si possono demolire oppure hanno ancora la possibilità di essere consolidati, perché i costi di consolidamento rispetto se non c'è stata una demolizione possono lievitare enormemente. Quindi ecco, questo è importante, le verifiche primarie sugli immobili. La seconda cosa importante che volevo dire per chiudere era che avevo appena accennato, visto anche sulla chat c'era una domanda sul problema di Grotta Perfetta, no? Volevo solo segnalare che presso il Dipartimento Lavori Pubblici è stato consegnato nel 2018 appunto il progetto in bio edilizia di demolizione e ricostruzione di via di Grotta Perfetta. Un progetto in bioedilizia che quindi era quella categoria sperimentale di cui accennava Michele Testa, che doveva essere un po' il fiore all'occhiello dell'autorecupero, no? Quindi in bioedilizia che ha la possibilità di avere una serie di finanziamenti, quindi sia dal punto di vista energetico, soprattutto ora in questo periodo che si punta a questo. Ecco, ribadirei questo discorso dell'ufficio interdipartimentale su cui dobbiamo puntare per chiudere le vicende pregresse e dare anche dal punto di vista giuridico, come diceva prima l'avvocato Gian Giacomo, finiti questi i 20 anni del mutuo, quando hanno pagato appunto i soci delle cooperative, dare una risposta. Che succede a queste famiglie?
qual è la figura giuridica successiva? Questo è un po' il punto che non è stato chiarito né dall'avvocatura, né dal patrimonio, né dalla ragioneria. Ecco, questo era un po' il quadro. Grazie. Bene, grazie a te Aurora. Pino Galeota voleva intervenire? No, solamente per dire un paio di cose. Uno che, va bene, dobbiamo intervenire sulla macchina capitolina, non c'è dubbio, e non vale solamente per l'autorecupero, perché c'è un discorso di organizzazione del lavoro e di competenze che mancano. Saluto Bruno Papale che non vedo da una vita. La seconda, quindi, noi ce l'abbiamo ben presente che la centralità di questo tema qui. Bisognerà metterla in evidenza ancora di più. La seconda questione, noi abbiamo sollevato il tema della sicurezza quando abbiamo fatto il discorso della penicillina, no? Era uno dei temi che abbiamo messo sul campo. Quindi, secondo me, Roma interrotta insieme a noi può rilanciarla questa questione qui, in generale, e per arrivare a fare un ragionamento comune e collettivo rispetto al degrado che c'è nella città. Stiamo facendo, ognuno per conto suo, ognuno censisce, fa, eccetera. Quindi sarebbe utile che noi facessimo un discorso proprio non solo per l'autorecupero, ma per tutte le strutture abbandonate. Allora lì si può fare un censimento sicuramente su quello che si può fare, si può recuperare, e quello che non si può recuperare. Quindi poi sul discorso del bene pubblico va bene questa roba qui. Teniamo presente che nei prossimi 5 anni, non lo so, avremo una marea di spazi, di strutture, di abitazioni che il Covid ci consegna in, per la rivoluzione che sta avvenendo nell'ambito anche di questo settore. Quindi dobbiamo stare ben attenti su questa questione qua. Quindi no, io lo ripeto, non ci può essere un'emergenza abitativa in questa città quando ci saranno milioni di metri cubi, diciamo così, da abbattere, da risostituire, eccetera. C'è una grande dobbiamo avere una grande capacità, se è possibile, ma io ci dubito un po', di solito sono ottimista che ce la faremo, però almeno proviamoci. Proviamoci, certo, proviamoci. Bene, mi sembra che abbiamo affrontato, sviscerato. Scusami, saluto Giancarlo Storto che non conosco ma che apprezzo. Okay. È così, siete conosciuti. Bene, l'abbiamo sviscerato, adesso si tratta di veicolare, ecco, nell'ambito delle nostre associazioni, nei cittadini, soprattutto poi verso i candidati sindaci. Sì, aggiungo solo una cosa, che sul nostro sito, nella pagina dove ci sarà poi a breve anche il video che carichiamo di questo incontro, ci saranno anche i link a una pagina a cura di Maurizio Geusa, in cui sono stati inseriti anche una cronologia dei vari atti che riguardano l'autorecupero, ma incominceremo a implementare anche altri materiali, approfondimenti, eccetera, compreso le cose che sono state citate oggi, le esperienze di altre città, eccetera, in modo da incominciare ad avere anche una sezione in cui si trovino tutti i materiali su questo argomento. Allora io vi ringrazio tutti. Grazie. I partecipanti, ringrazio chi ci ha seguito finora e alla prossima, che sarà la prossima, il prossimo appuntamento di Carte in Regola sarà la presentazione di un libro che sarà coordinato da Giancarlo Storto, che è il libro a cura di Enzo Scandurra e Piero Bevilacqua, in cui ci sono vari pezzi su Roma e sulla nostra città, e quindi vi invito a seguire il 15 aprile sempre alle 18 su questa pagina Facebook e poi su Carte in Regola. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie, buonasera, alla prossima. Buonasera. Ciao. Buonasera a tutti.